adesso continuiamo con Ilaria Silvano ed Emanuela Criscuolo. Oh la la, quiero conocerte ya. Oh my God, aunque no me entiendas, but hey mama, don't need no translation, just come right. Complimenti anche a Ilaria ed Emanuela. E adesso invece continuiamo con Ferdinando Falzarano. Egli mi ha vilipeso in tutti i modi. Mi ha impedito di concludere un affare per 1 milione. Ha goduto per le mie perdite, ha dilagiato i miei guadagni. Ha disprezzato la mia razza, ha intralciato i miei buoni affari. Ha allontanato da me i miei buoni amici e ha aizzato contro i nemici. E tutto questo per quale ragione? Perché sono ebreo. E dunque, non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Non si nutre egli forse dello stesso cibo di cui si nutre un cristiano? Non viene ferito forse dalle stesse armi? Non è soggetto alle sue stesse malattie? Non è curato e guarito dagli stessi rimedi? Se ci pungete forse non versiamo sangue? E se ci fate il solletico, forse non ridiamo. E se ci avvelenate, forse non moriamo. Se siamo uguali a voi il tutto il resto, dovremo rassomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa un torto a un cristiano e si riduce alla mansuetudine di costui, nella vendetta. E se un cristiano fa un torto a un ebreo, quale esempio di sopportazione gli offrirebbe? La vendetta. La stessa malvagità che voi ci insegnate sarà da me praticata e non sarà certo difficile che io riesca persino ad andare oltre l'insegnamento. E complimenti anche a Ferdinando. E adesso invece è la volta di Liliana Viglione. Complimenti anche a Liliana. E adesso è la volta di Giuseppe Ferrara ed Emanuela Pica.
complimenti a Giuseppe ed Emanuela. E adesso è la volta di Francesca Russo. The song here in my heart, a melody a star that can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you want to listen. Francesca, e adesso è la volta di Miriam Spinola e Angela Schiattarella. Complimenti anche a Miriam ed Angela. E adesso è la volta di Alessandra Bruni. I know girls who are trying to fit into the social norm like squeezing an Alastair's prom dress. I know girls
girls who are low rise, MAC eyeshadow, and binge drinking. I know girls that wonder if they're disaster and sexy enough to fit in. I know girls who are fleeing bombs from the mosques of their skin, playing Russian roulette with death. It's never easy to accept that our bodies are fallible and flawed. When do we draw the line? When the knife hits the skin, isn't it the same thing as purging because we're so obsessed with death? Some women just have more guts than others. The funny thing is women like us don't shoot. We swallow pills, still wanting to be beautiful at the morgue, still proceeding to put on makeup, still hoping that the mortician finds us sexy and attractive. We might as well be buried with our shoes and handbags and scarves. Girls, we flirt with death every time we etch a new tally mark into our skin. I know how to split my wrists to reveal a battlefield too, but the time has come for us to reclaim our bodies. Our bodies deserve more than to be war-torn and collateral, offering this as a pathetic means to say, I only know how to exist when I am wanted. Girls like us are hardly ever wanted. E complimenti ad Alessandra. E adesso ad esibirsi è Flavia Esposito. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià, chi ha piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Quando la tarde languida e serena sull'ombra e la chiusura scappita la tua vena sentir e c'è più un'occasione di amor della vieja molienda che nelle tarde della noce si scuce che più. Complimenti alla piccola Flavia. E adesso è la volta di Nunzia Coppola e Alessia Canò. E Alessia. Ok, grazie ragazze.
Adesso c'è Federica Di Girolamo e Alessio Liguori. Questo è un inno all'amore libero, come dovrebbe essere. Mi chiamo Federica e credo nella famiglia. Sono appena apparsa nella pancia di mia madre e sono piccola piccola. I miei genitori hanno 19 anni e si amano di una follia immensa. La prima volta che ci siamo visti è stato durante l'ecografia. Loro guardavano me ed io guardavo loro. Io non conosco ancora il significato delle parole, ma sto imparando alcune frasi. Ad esempio, ho sentito mia nonna. Siete degli incoscienti, ci potevate pensare prima. Poi ho sentito mio padre. Mi dispiace, ma sono troppo giovane e non ce la faccio. Perdonami. E infine ho sentito mia madre. Ma io ti amo. Mi chiamo Federica e credo nella famiglia. Sono alto un metro perché sono ancora piccola, ma ho due occhi verdi e tutti mi dicono che sono bellissima. Anche mamma ha gli occhi neri, però è stupenda anche lei. Io e mamma abitiamo da sole in una piccola casa, ma con un grande terrazzo dove si vede il parco. Certe volte stiamo zitte e ascoltiamo il cinguettio degli uccellini sugli alberi. Stiamo benissimo. Ho tre giocattoli preferiti. Un orsetto che se gli pigi la pancia emette suoni, una bambola di plastica bionda e un tamburo di latta che io e mamma prendiamo a bastonate e ridiamo finché non ci addormentiamo sul lettone. Insomma, stiamo una favola. A scuola mi prendono in giro perché dicono che non ho un papà. Ma che mi serve un papà se ho una mamma che mi vuole così bene? Nella famiglia. Io gioco tanto con mamma. Allora, io ora frequento la terza elementare, ho una bicicletta rossa, sono fortissima a campana e un genio a 1,3 stella. Il gioco in cui stento un po' è nascondino, perché i maschi barano in quanto sono dei puzzoni. Mamma la vedo un po' meno, esce con uno, sembrano fidanzati. Lui si chiama Daniele. Con me è molto gentile, ma non c'entra niente. Non mi fa molto piacere quando rimane a dormire con noi. Prima passavo tutto il tempo con mamma e adesso lei vuole stare sempre con lui. L'altro giorno Daniele mi ha accompagnato a scuola e subito la bidella mi ha chiesto: «E chi è questo bel signore, eh? Il tuo papà?» «No, è soltanto Daniele. Un amico di mamma. Non mi piace che venga a scuola». Invece, l'altra volta, praticamente, ho fatto una marachella a scuola. Ho messo dei sassi nella tazza del bagno delle femmine e ovviamente si è otturato. Hanno chiamato subito mamma, ma lei non è venuta perché stava al lavoro. Così è arrivato Daniele. Mi ha guardato dritto dritto negli occhi. Mi ha fatto una carezza. Mi ha dato un bacino e si è chiuso nella stanza con la direttrice e difendeva me. Poi sono usciti tutti e due. Mi hanno fatto l'occhiolino. Alla fine Daniele mi ha fatto un'altra carezza e ha detto: «Andiamo a casa, va». Mi chiamo Federica e credo nella famiglia. Io, mamma e Daniele danziamo, balliamo e cuciniamo insieme. Daniele mi aiuta anche a fare i compiti. Io quest'anno ho gli esami di terza media e mi fa un po' paura. Anche se la paura più grande è un'altra. Mamma da qualche settimana ha cominciato a stare poco bene. Infatti non sta lavorando più. Prende quelle medicine che le fanno cadere i capelli. Questa notte ho sognato che danzavamo tutti e tre insieme, in equilibrio, su una corda sospesa tra due grattacieli. Alla fine, quando mi sono svegliata, mi sono voltata e mamma non c'era più. Sono rimasta da sola con Daniele. Da sola con Daniele. Mi dicono che Daniele era solo il compagno di mia madre, ma non mio padre.
Mi dicono che io in realtà un padre vero ce l'ho. Mi dicono che lui vuole conoscermi e continuare la sua vita con me. Questo signore me l'hanno fatto conoscere. E quando lui ha pronunciato il mio nome, io non ho riconosciuto la sua voce. Federica! Sì, Federica. Io sono Antonio, tuo padre. È un bell'uomo. Ha i miei stessi occhi, la mia stessa bocca e anche il mio sorriso. Gli somiglio tanto. Ma lui non assomiglia alla mia anima, alla mia vita. Non assomiglia a me. Mi dicono che dipende da me. Mi dicono che devo scegliere con chi stare. E già, dipende da me. Quando sono tornata a casa, Daniele stava preparando da mangiare come sempre. L'ho abbracciato stretto, stretto. Ti serve una mano, papà? Mi chiamo Federica e credo nella famiglia. La famiglia dell'amore. E brava la nostra Federica. E adesso è la volta di Alessio Liguori. Prego, bocca al lupo. Ah, e volevo dire una cosa. Ho scelto questa poesia perché soprattutto Napoli è la mia città preferita e mi sono scocciato di sentirla criticare. Perché noi napoletani non siamo così, ma sono tutte le altre persone che la rendono brutta. Ma noi non siamo così. Antonio De Curtis, in arte Totò. Attore, simbolo dello spettacolo, comico in Italia. Soprannominato il principe della risata, considerato uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro. Si distinse anche al di fuori della recitazione, come drammaturgo, poeta, paroliere, cantante e compositore. Zoccolo d'amore e femmina del grande Antonio De Curtis. Tutte hanno scritto a Napoli la canzone appassionata. Tutte bellezze Napoli sono state decantate. Da Bove a Tagliaferri, di Giacomo a Valente. In prosa, vierze e musica, ma chi può dire che niente? Chi tenu coraggio di coccoso, roppo che si vuole grossa assai. D'accordo, sono costata di una cosa. Che a sto paese non si scorda mai. Sta Napoli. Regina e sirene, che chi guarda me e chi volimmo bene, a tenga sana sana rinde e vene, ma porta rindo cuore che già fa. Napoli, siccome mio zucchero, terra d'amore, che rarità, zucchero d'amore e femmina, io cuore Napoli che vuoi cantare. Napoli, tu sei adorabile, senti sto cuore che devo dire, zucchero d'amore e femmina, chi è nata a Napoli ci vuoi morire. Grazie. E complimenti anche al nostro Alessio. Ed eccoci qui alla grande finale di Promette Bene. Io farei accomodare tutti i concorrenti di questa prima edizione, quindi i 13 finalisti. Tredicesima posizione, Emanuele Moscato. Dodicesima posizione, Nunzia e Alessia. Undicesima, Ferdinando Falzarano. Decima posizione, Ilaria ed Emanuela. Nona posizione, Fabiana Cipolletta. Ottava posizione, Alessandra Bruni. Settima posizione, Giuseppe ed Emanuela. Sesta posizione, Miriam e Angela. Quinta posizione, Federica e Alessio. Quarta posizione, Alessandra e Martina. A questo punto, gli unici tre che non ho nominato facciano un passo avanti.
E annunciamo quindi il terzo finalista, Liliana Viglione. E quindi vince la prima edizione di Promette Bene. Flavia Esposito. A battere tutti, a stupire la nostra giuria. Il mio ringraziamento a tutti, ma un bravo a tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione. Flavia, ce ne andiamo a Parigi. Complimenti a tutti, grazie Sabrina. Grazie, grazie. Ringraziamo tutto lo staff di TV Luna che ci ha seguito qui a teatro. Il teatro stesso. E il teatro che ci ha ospitato. Grazie a tutti. Grazie. Alla prossima.